Ciao, oggi vediamo come preparo la mia crema pasticcera. Gli ingredienti sono 500 ml di bevanda vegetale, 100 g di zucchero, 50 g di farina di riso e la scorza del limone. In un pentolino mettiamo la farina di riso e un pochino di latte. Sciogliamo bene con la frusta e aggiungiamo a poco tutto il latte. Come avete notato, questa crema pasticcera sarà vegan perché non contiene nessun derivato animale e gluten free. Quando abbiamo aggiunto tutto il latte e abbiamo mescolato bene, aggiungiamo lo zucchero e la scorza del limone e mescoliamo bene. In genere uso zucchero di canna e anche in questa ricetta va benissimo. Per questo video ho scelto di usare lo zucchero bianco per una questione visiva, così verrà di un colore brillante. Ci spostiamo sui fornelli e lasciamo cuocere la crema a fuoco medio per qualche minuto fino a che si addenserà. Quando capiamo che è quasi pronta, possiamo aggiungere una puntina di cucchiaino di curcuma che renderà la crema più gialla. Questo è opzionale, è sempre una questione visiva, il gusto non si sentirà. Quando la crema si sarà addensata, la spengiamo il fuoco e lasciamo raffreddare. Io ho diviso la mia crema a metà per due ricette golose. La prima è una crema pasticcera al cioccolato e ho aggiunto semplicemente del cioccolato fondente sciolto a bagnomaria. Questa crema al cioccolato andrà benissimo per farcire i nostri dolci preferiti oppure per creare dei dolci al cucchiaio. Anche la crema pasticcera semplice va benissimo per creare dei dolci al cucchiaio o per farcire delle torte. Vediamo come l'ho usata io, come base per le mie fragole. Quindi ho preparato le mie fragoline, le ho lavate e poi le ho tagliate a pezzi. Ho messo 3 cucchiai di zucchero. Il succo di un limone. Le fragole le ho preparate e condite prima di preparare la crema, così si sono insaporite per bene e hanno tirato fuori un po' di sughetto. Ho confezionato così la mia coppetta. Ho messo in una ciotolina della crema pasticcera e sopra delle fragole. Poi ho aggiunto anche un po' di succhetto delle fragole. Questa è la mia idea per una merenda veloce e gustosa. E voi come la usate la crema pasticcera? Qual è la vostra idea? La vostra ricettina golosa? Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia utile. Lasciate un commento e un like. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ciao, alla prossima ricettina!